lui c'è il gesto del peso in corso. Quest'anno non so se è successo qualcosa. Miglior tempo l'ha ottenuto 6.66. Come sono grossi. Fabio Cerutti. Si arrabbiano sti qua. Daniele Secci, 18.98. Sebastiano Fucecchio, organizzazione della Fucecchio. Fucecchio e Alessandro Lamboschini, che è cresciuto Bologna. Nella Fucecchio. Ha fatto da Chaperon. Campionati italiani assoluti di mezza maratona a fine mese, 26 di marzo a Cardiff, saremo in diretta su Rai Sport, ci saranno i campionati italiani di mezza maratona. Michael Tumi ha vinto, Thomas Lokomu Kenya e Parco Alpiapuane 62-34 davanti a Olivier Rabaruta Burundi, Ferraro gareggiano per la società Atletica Casoni 62-54, terzo Federico Joash Ragoni, Koch Atletica Potenza Picena, quindi società di qui vicino. Un Kenya 63-05 per uno degli italiani, Fabio Cerutti, fiamme gialle, Antonio Ragoni, Koch Palermo, Daniele Donofrio, il molisano della Tricchese, nuova Tricchese, 63-29. Ho l'impressione che il torinese qui possa essere favorito, ma attenzione perché eccolo ha fatto qua, ottima impressione anche Massimiliano Ferraro. Corsia, le donne ha vinto Rosalba Consoli, Lorenzo Bilotti, Tarantina delle Fiamme Gialle, nuova 13-01, Claudia Pina, Coscaglia, 1:14:44, Giovanna Epis, la veneziana della Forestale, 1:14:46. Questi sono, torno a raccontare, i finalisti dei 60 metri maschili. Assieme al getto del peso, ultima gara individuale, poi ci saranno le 4 per un giro. Marco Gianantoni, Virtus Emil Sider in corsia 1, classe 95. Andrea Federici, figlio d'arte tra l'altro, Brixia Atletica 2014, classe 97. Michael Tumi, che qui fece un record italiano sensazionale. C'è anche una maglia azzurra, spiegherò perché. Massimiliano Ferraro è tesserato Italia, o quantomeno non è tesserato, era all'Enterprise Sport and Service di Benevento. Kerel sarebbe dovuto passare alla Riccardi, o dell'una o dell'altra, vicenda da carte bollate, da allora la FIDA l'ha detto, gareggi, ma come Italia. Federico Ragoni, Koch Palermo in corsia 5, classe 90, mentre Ferraro è classe 91, Fabio Cerutti, classe 85 per il secondo dei campionati europei del 2009 a casa sua a Torino, Fiamme Gialle, adesso vive, s'allena e corre in Spagna, Gabriele Giudetti, Aden Exprima Molfetta e poi Lorenzo Bilotti. Imola Sacchianis! In mattinata la Fiamma Gialla Basciani, Francesco Basciani aveva subito l'intervento dei giudici, doveroso, è la regola più sciocca Daniele, che esista non nell'atletica, di nello sport, tornare in pedale. Ma se c'è qualcuno la deve applicare. Vediamo che si alza in ritardo Massimiliano Ferraro, vediamo se lui o se qualche altro c'è, attenzione, c'è un suo movimento, sul suo movimento Ragoni, l'altro meridionale parte, se hanno interpretato bene è più il primo che il secondo e poi parte anche Massimiliano Ferraro. Dai, facciamo chi allarga le braccia, vediamo la decisione dei giudici, questo finale di seconda giornata con ancora negli occhi i salti altissimi, una gara di 3000 molto bella, appassionante, molto sì, bella, spettacolare, coinvolgente, vediamo, ecco c'è questo movimento di del Campano Ferraro, contromovimento e partenza di anche Ragoni e Cerutti. E Cerutti, anche Cerutti si è mosso. Vediamo cosa decidono. E poi partenza anche di Ferraro. Cosa non decidono? Vedo biglietti. Vediamo. Giallo. Un giallo per Cerutti. Cerutti. A parte che adesso non conta più niente perché non c'è più una partenza. È verde per tutti. Perché può anche darsi che si sia mosso anche per... Non lo so. Hanno interpretato entro certi limiti. Non so se fosse giusto il cartellino giallo, ma è solo un giallo per Cerutti. I giudici hanno il computer con i sensori messi nei blocchi. I tempi loro di reazione. Loro però sanno, cioè, qualche volta il tempo di reazione è indotto dal movimento di chi ti sta a fianco. Che non ha fatto partire, diciamo, che non ha mosso il computer, che non ha mosso il cronometro. Può apparire salomonica, ma personalmente credo la decisione più intelligente di squalificare nessuno. 4 Massimiliano Ferraro, è piaciuto anche Federico Ragoni nell'unico turno, dovevano essere due in mattinata della gara dei 60. Siamo, ricordo, agli sgoccioli di questa trasmissione dei campionati italiani assoluti al coperto, detto anche indoor, di atletica ad Ancona, che è un po' la casa per tutte le gare giovanili. Anche c'è stata una gara internazionale a Padova con risultati anche di eccellente livello dei ragazzini italiani. Cerutti, buona la partenza di Tumi. Anche Cerutti. Tumi, Cerutti da questa, Tumi va a vincere lui e fa 6.68. Non cosa sensazionale, qui cosa sensazionale aveva fatto vedere Tumi quando fece il record italiano. Il poliziotto di Vicenza vince il titolo 6.68. Certo, rimanere lì e la doppia partenza, anche se non falsa, ha prodotto
qualche scoria in termini di adrenalina. Michael Tumi va a vincere, fa 6,68. Vediamo se viene confermato lui. Il tempo. Sì, il suo allenatore Pegoraro diceva che stava abbastanza bene ieri. Da dire di bene, 60. Daniele Secci ha fatto che un buon Tumi lancio, sta rientrando dopo un periodaccio che ha fatto... Sembrava tornare a Praga, poi ha avuto un infortunio sciocco, stupido, proprio in quella serata. Vediamo. Dopo il quarto posto ai campionati 19,35 ai campionati europei, ma a luglio si è fatto un brutto strappo al bicipite femorale, cioè dietro la coscia, serio, e è rimasto sotto controllo, in cura, in recupero fino a gennaio praticamente, fino a poche settimane fa. Ora rivederlo veloce già adesso, o veloce come era prima, è impensabile, assolutamente impensabile. Del resto tutta la squadra, volenti o nolenti, i singoli, indirizzata più che concentrata sulle Olimpiadi, sul raggiungimento del minimo per la staffetta, per partecipare a Rio alla staffetta, che non sarà facile, è il grande obiettivo personale. Endor di 19,56, quindi è andato un po' vicino. Ecco il risultato: Ceruti secondo, Ferraro terzo, non è ancora finita, Ragunì quarto.